Ok, manca poco, pochi metri. Dovremmo essere già in vista, ma penso che sia in uno di quei... Eh no, è là proprio. Pensavo che si fosse messo al riparo, invece no. Vediamo di chi si tratta. Ma dai, è il nostro angone! È il nostro angone! Ascar! Tu devi essere l'angone di cui ci hanno parlato. Mi sembra di conoscerti. Tutti pensano che noi siamo un viso conosciuto. Beh, il nostro Asgard rimane zitto. Basta, è finito così il discorso, questo momento di grande... Ma non me l'aspettavo. Allora, mi aspettavo che ci potesse essere una cosa del genere, però me ne ero praticamente dimenticato, cioè non so... Non mi era tornato in mente, non ci avevo pensato che potesse essere lui. Vabbè, adesso è con noi. C'è scritto Angone, però avrebbero potuto fare 2 più 2 e metterci scritto Ascar. Vabbè, vabbè, glielo perdoniamo. Allora, dobbiamo raccogliere un po' di oggetti. Uno è questo. Batteria Insomne. Ah, Insomne è la marca. Ce ne sono altre. Sì, ce n'è un'altra qui. Vediamo un po', c'è un'altra qua. Compariranno sicuramente orde di nemici. Vediamo un po' se vediamo qualcos'altro. No, qui le abbiamo prese tutte. Allora, andiamo in ordine di distanza. Direi che in questa direzione ce n'è già subito un'area disponibile qui dietro questo palazzo. C'è un nemico, due nemici. Vabbè. Avremo facilissimamente ragione di loro. Siamo tutti contro la stessa, poverina. È arrivato anche il nostro angone. Ma potevano anche fargli dire due battute, perché il nostro angone, tutto sommato, sì, ok, è un po' silenzioso perché in tanti giochi il protagonista tende a essere un po'... silenzioso, cioè piuttosto che farlo parlare, evitare problemi di programmazione, lo fanno star zitto. Però due parole, cioè proprio da non fare la figura della persona muta o con dei problemi mentali, ecco. Questo l'avrei preferito evitare. Comunque, eliminiamo questo simpatico nemico e possiamo dedicarci alla ricerca delle batterie. Chissà cosa vuole farci Cindy con queste batterie. Perché noi non sappiamo il vero motivo di questa ricerca. E io non vedo nulla, tra l'altro, in quest'area. Mi do un'occhiata intorno. Ah, ecco qua c'è qualcosa. Forse non è una batteria questa volta. No, è una batteria. Vediamo se c'è qualcos'altro qui. Deve essercene almeno un'altra. Perché se no sparirebbe il cerchiere. Ecco, l'ho trovata. Proprio è esplosa la fabbrica che l'ha sparse ovunque. Siamo a 5 su 10. Ce ne deve essere ancora una. Ok, ho trovato quella che sembra essere l'ultima, ma vedo sullo sfondo. Un fastidiosissimo Behemoth. E vabbè, ci tocca, ma io ho un anello di Lucis. E il gioco mi dice, usa l'anello di Lucis. Che conviene, perché potrebbe morire in una botta sola. Mancato, è venuto scritto. Ma io vedo anche la proiezione tattica. Quindi mi proietto tatticamente, scendo e me la rigioco. Mancato. Potrebbe essere difficile. Potrebbe essere difficile, ma non è impossibile, perché sennò verrebbe scritto chiaramente che non posso. Lui potrei persino evocare. Ma io non ho bisogno dell'evocazione. Perché ho un anello di Lucis. Ok, ce l'abbiamo fatta. Mi sento un po' in colpa come sempre, però. Oh, ragazzi. È il gioco stesso che me lo dice.
Se l'hai messo chiaramente l'anello all'inizio del Royal Pack. Allora, ultima zona. È qua. Penso che il pericolo più grosso l'abbiamo passato. A questo punto sarà tutto molto semplice. Ci mancano due pezzi. Ma qua c'è il palazzo. Cavolo, ci sono sotto e io penso alle batterie, ma mi sembra veramente incredibile. Allora, vediamo un po'. Sotto è pieno di nemici. Potrei anche fare una strage, però prima voglio. Ecco, qua c'è un pezzo. 9. Vediamo se per amor di simmetria ce ne fosse uno in questa parte. Laggiù c'è un demon, però non mi interessa. Eccolo qua, ho dovuto far fuori i nemici che erano in questo sottopassaggio per poter recuperare anche l'ultima batteria. 10 su 10. Con questo dovremmo avere tutto. Non vedo l'ora di sapere cosa ne farà Cindy, anche io un pochino. Presto lo sapremo, perché ci teleporta da Cindy? Langone ha lasciato la squadra. È stata un'esperienza abbastanza rapida e priva di colore, però vabbè. È stato già tanto che l'abbiano inserito. Io in realtà me l'aspettavo. Ci avevo pensato a lungo, sicuramente sarebbe comparso, però pensavo all'interno della storia, sai, in mezzo agli angoni, durante qualche cutscene, magari farlo comparire. E invece ci ha fatto il piacere di essere parte di una quest secondaria ed è comparso e scomparso velocemente. Ok, sto tornando alla base degli angoni. Tra l'altro farò un pochino di rifornimento di oggetti curativi perché, come vi ho detto, affrontando Omega ho avuto non pochi problemi. E stavo pensando che Cindy avrebbe potuto avere in programma di creare un sistema per aprire tutte le altre porte, oppure magari un sistema per aprire le porte dei campi militari imperiali. Perché non sarebbe la prima volta che Cindy crea oggetti di questo genere, o comunque Sid magari. Potrebbe essere un'idea. Comunque, ce ne accorgeremo fra breve. Spero che dia qualcosa di utile. Potrebbe anche darmi un'arma, potrebbe anche darmi un equipaggiamento particolare, non lo so. Adesso ce ne accorgeremo. Questo si apre da solo? Sì, si apre da solo. Allora, vediamo un po' con chi dobbiamo parlare, con questa dolce giovane. Grazie dell'aiuto, io voglio vedere Cindy. Ha detto che il lavoro di squadra ha riacceso il ricordo degli anni trascorsi con i suoi compagni di battaglia. Ah, l'ha detto. In inglese sarà stato comrades, sicuramente. Abbiamo preso un talismano inestinguibile. Ah, questo è l'oggetto di Cindy? Però non l'ho neanche vista, ma è una follia sta cosa. Vabbè, sono molto deluso. Questa potevano tranquillamente farla gestirla molto meglio. Qua c'è un angone. Sono desolato, ma al momento questa zona è chiusa, letteralmente. Pensavo che avremmo visto Cindy 10 anni dopo, sarebbe stato bello. Porca c... Era proprio fatta apposta. È un fastidio non indifferente. Comunque, non ho le chiavi. Mi suona il cellulare. Chi mi chiama? Cindy, mi hanno detto che sei tornato. Meglio tardi che mai. Oh, che così si salutano come se non si fossero visti per una settimana. Vabbè, convenevoli come se fossero compagni di scuola che si rivedono dopo le vacanze di Natale.
Però in effetti ci sta per costruire un oggetto, un aggeggio che produrrà un sacco di luce. Beh, dai, allora mi rimangio una parte di quello che ho detto. Diciamo che non è stato immediato, l'arrivo della notizia, ho dovuto aspettare qualche istante. Salutami Sid. Bene. Cindy ha ancora il mio numero. E lui ha ancora uno smartphone. Con cui avrebbe potuto fare un sacco di altre cose, tipo chiamare Cor. Vabbè, lei che dice? Mi sono unita agli Angoni per dare ai nostri figli un mondo migliore. Le mie speranze sono svanite. Poverina. Vabbè. Ok, allora a questo punto qua. Noi non possiamo proseguire. Quindi andiamo da Joseph, che è al piano di sopra, e vediamo cosa mi dice. Ho anche un Cerberus da tirar giù, comunque. Qui parte un filmato. Mi chiamo Joseph Piacere. Il nostro obiettivo è eliminare tutte le forze imperiali rimaste. Sì, ci sono ancora delle basi qui. Il generale è già in perlustrazione. Penso che allora Joseph sarà quello che ci darà le chiavi. In bocca al lupo. Distruggete le basi imperiali. Però me l'hai data la chiave? No, non me l'hai data la chiave. Magari adesso si aprono. Così, solo per tanto perché abbiamo parlato con Joseph. Se è così mi dà fastidio, sappiatelo. Comunque, mi compro un po' di oggetti. Avevo terminato le pozioni, ne avevo una. Una pozione, va bene. Compro anche tutti gli elisir che mancano. Idem le cose di Fenici. E già che sono qua, perché giusto non so cosa fare, prendo anche l'ultimo antidoto e 10 eteri. Vediamo un po' giù. Ho tutto a 99. Va benissimo. Ok. Mi sento molto, molto più a mio agio. Ok, a questo punto si torna in battaglia. Non abbiamo ottenuto chiavi in più rispetto a quelle che ci avevano già dato. Mi dispiace. Avrei sperato di poter aprire. Io ci riprovo. Magari si era buggato. No, assolutamente. Allora. Le basi imperiali sono in tre punti diversi, le avevamo raggiunte tutte e tre, quindi nessuna di loro è in una zona irraggiungibile. Quindi è solo una questione di arrivarci e vedere come si fanno ad aprire. Ne avevamo una proprio qui, immediatamente fuori da quel cancello. Ovviamente ricordavo bene, era proprio qui fuori, non ci sono nemici. Perché li ho tritati prima. Base imperiale, però. Ah, è aperto! Ah no, non è aperto. Come faccio ad aprirlo? Ah, però mi dice di andare lassù in cima. Ho capito, in pratica noi dobbiamo aprirla, ma salendo su questa torre che c'è proprio davanti. O forse di qua. Ah, c'è Kor! Ok. È quasi ora, io sono pronto. Dai via l'operazione. Sì, diamo via l'operazione. Muoviamoci. Ah, missione istanziata. Così. Quel che resta dell'impero base 1. Non ci hanno visti. Ok, non ci hanno visti. Mi fido, va bene. Li faremo fuori se. Vabbè. Vogliono fare una cosa stealth. E vabbè, se non va in porto, li facciamo fuori lo stesso. Allora. Quindi. Ok, abbiamo deciso, ho deciso di far fuori tutti, senza farmi nessun problema. Non ho voglia di fare nulla di stealth perché è una noia mortale. Quindi, qua c'è un altro nemico. Ci sono svariati nemici, ma come
come vedete non ho nessun tipo di problema. Ecco, fatto fuori anche questo Magitek, mi butto sui soldati che dovrebbero cascare con un colpo solo. Tac tac. E niente, abbiamo fatto fuori tutti. Missione compiuta. Quel che resta dell'impero base 1 a posto. Ci sarà un mini dialogo. C'erano 5 soldati, 5 e 2 Magitek, basta. Era una base non molto presidiata. Missione compiuta. C'è un'altra base da sistemare, ti aspetto là. Vabbè. Anche in questo caso lascia un po' a desiderare. Comunque, do un'occhiatina veloce. Ci fosse qualcosa di interessante. Per esempio, qui c'è un oggettino, ma nulla che possa prendere. Mi sembra così strano. Ah beh, laggiù in fondo c'è qualcosa di più grosso. Ecco, quindi ho l'occasione di andare a dare un'occhiata lì. Perché tutte queste zone qua, mi sembra strano che siano fine a se stesse. Così brutalmente campate lì. Do anche un'occhiata da questo lato, perché non si sa mai, ma mi sembra proprio che non ci sia nulla. Non c'è nulla. Una mappa fine a se stessa. Beh, adesso mi avvicino a questa struttura gigantesca e vediamo se magari la posso distruggere. Qua c'è un altro oggettino. Un magnetron. Ecco, questo non so cosa sia. Mi do ancora un'occhiata qui intorno. Qui non c'è nulla. È inquietante questo... questa costruzione. Comunque qua c'è il vuoto spinto. Qui si può passare da dietro. Questa è tutta una zona inarrivabile. Perché non mi stupirei che possa essere un aggeggio che serve per tenere su lo scudo di Harding. Essendo uno scudo comunque... Allora, siccome lo scudo di Regis era tenuto insieme dal potere del cristallo, posso anche pensare che Harding stia utilizzando cristallo, ma sono più propenso a pensare che stia usando la sua magia o la sua tecnologia Magitek. Non mi stupirei se ci fosse una missione successivamente, ecco, buggato Noctis, ok. Successivamente una missione che ci chieda di andare a distruggere quei generatori, perché forse sono proprio loro quelli che tengono sullo scudo. Non sarebbe una follia. Qui c'è un'esuvia iridescente che mi pare essere un oggetto piuttosto raro. In Comrades è raro, poi non lo so. Ecco in vista la seconda torre, lassù in cima dovrebbe esserci Corleonis che ci aspetta. In realtà Corleonis è bilocante, perché se io fossi andato nell'altra base l'avrei probabilmente trovato ugualmente lì. Comunque, ignoriamo questo dettaglio e mi proietto tatticamente. Qui in cima c'è proprio Corleonis, inatteso. Ecco, l'ho anche spinto male. Dai, parlami. Sì, siamo pronti, andiamo. Oh, questa potrebbe essere un po' più difficile. Qual è il piano? Facciamo irruzione dall'ingresso principale. Né più né meno, va bene. Quindi vado avanti e spacco tutto, come in una grande quantità di videogiochi. Funziona così. Base 2. Ah, ammazziamo anche qualcuno fuori dalla base. Va bene. Ah, però si è disattivato immediatamente lo scudo protettivo, vabbè. E vabbè, allora nulla, mi disinteresso, siamo entrati molto facilmente. Meno male che è un punto critico che l'impero
Dovrebbe custodire con attenzione. Dov'è finito il mio nemico? Ah, eccolo lì. Oh, ho una panoplia attivabile, quindi non me lo faccio dire due volte. La telecamera in palla, però mi sembra di vedere che le cose stanno andando per il verso giusto. Ho anche droppato un sensore laser. Sono finiti i nemici. Vabbè. Missione compiuta. Anche la seconda base è stata abbastanza semplice. Ricordiamoci che questo contenuto costava 14 euro e spiccioli, quindi sto anche valutando eventualmente nell'ambito di una recensione, non è da sottovalutare il prezzo, perché come sento dire in giro, tanti si lamentano del prezzo alto di questo contenuto. Non era accaduto, per esempio, per Comrades, che... Ah, qua c'è uno scudo esoterico. In Comrades, invece, era stato ritenuto all'altezza il prezzo. Mi ricordo che non c'erano state lamentele. Uno schermo Magitek. Mi pare che non fosse un brutto oggetto lo schermo Magitek. Però c'è da dire che Comrades, in effetti, io personalmente ci ho passato parecchio, parecchio, parecchio tempo. Dovrei avere un salvataggio intorno ai 150 ore, però io sono un malato mentale, quindi ho farmato almeno 100 ore. Quindi diciamo che è un contenuto che può essere finito in tutto e per tutto, magari in una ventina di ore, che non è poco, assolutamente di questi tempi. Molto bene, allora anche questa base è stata distrutta, ne manca una per finire tutta questa missione, quel che resta dell'impero. Quindi andiamo subito a cercare la terza torre che in questo momento è a più di 600 metri dal punto in cui mi trovo. Eccoci arrivati in vista della terza torre. Saliamo al volo e chi troveremo qui sopra se non Corleonis che guarda. Nostalgico. Questa base, tra l'altro, mi sembra un po' più complessa. Ha chiesto agli Angoni di aiutarci? Va bene. Forse erano scriptati in maniera che la... In pratica, siccome sono delle instance, loro avranno piazzato la terza come più difficile, indipendentemente da quale magari avrei scelto. That's when you boys step in and wipe out the enemy. But what happens if we run out of time? Good question. The system goes back online and the mission ends in failure. Ok, è una specie di missione a tempo. Va bene, proveremo. Let's pick up the pace. Ok. Direi che il sistema stealth è già saltato, quindi io mi sto buttando sui nemici con le mie proiezioni offensive potentissime. Ok, sto cercando altri nemici. Li trovo con facilità. Ecco qua un altro nemico distrutto. Non posso aver già finito tutto. Vabbè, vado in questa direzione. Ok, parto con il prossimo giro di nemici. C'era addirittura della gente su delle torrette che sono stati terminati velocissimi. Altro che missione di velocità. Comunque, eccomi. Proietto per ricaricarmi. E mi ributto sul nemico. Avrei potuto anche utilizzare le torrette. Però è così tanto esaltante fare tutto questo che non voglio certo perdermi la possibilità di far fuori i nemici con una proiezione unica. Comunque c'è ancora l'ultimo... E niente, non se lo fanno neanche ammazzare. Ci danno già missione completata. Tra l'altro io non ho visto gli Angoni. O almeno, magari c'erano e io sono andato così tanto veloce da non notarli. Le basi le abbiamo sistemate. Gli Angoni riusciranno ad andare avanti?
Con l'aiuto che gli avete dato, sicuramente. Molto bene. Però anche qua lascio un po' tanto al caso, nel senso, non al caso, alla fantasia. Io devo immaginare che gli Angoni siano riusciti nel loro intento, non li vedo. Quindi è solo una questione di immaginare che sia andata così. Allora, come al solito, esploro velocemente la base. Normalmente qui c'è un oggetto, no, questa volta non c'è. Magari è qui. Mi sembra strano che non ci sia una mezza ricompensa, nelle altre qualcosa c'era. Invece non sembra esserci nulla. Magari dal lato opposto. Chiaramente non posso usare le proiezioni per far più veloce. Peccato. Qui non c'è nulla. Niente, questa base mi ha lasciato a bocca asciutta. Che tristezza. Speravo in qualcosina. Una mezza armaturina, un'armetta. Niente, una pozione che mi rende invulnerabile. Allora non era il caso di esagerare, però proprio niente. Ecco, in questa rimessa di Magitek distrutti c'è un oggetto, un giunto di Mithril, un semplice materiale. Per simmetria normalmente mettono qualcosa anche dal lato opposto. Vediamo se faccio bene ad andare a controllare. Ecco, sono rimasto... Ok. La simmetria è una cosa che chi ha a che fare con i giochi di ruolo tiene sempre in considerazione, ma stavolta nulla di nulla. Bene, possiamo uscire da questo luogo. La missione ci dice di andare a riportare il risultato, diciamo, quello che è la missione a Joseph. Ciononostante, io non ricordo esattamente dov'è che si prendeva il passaggio per raggiungere la base degli Angoni, quindi io per ora mi dirigo in quella direzione, ma sono quasi sicuro che non basterà, bisognerà trovare il passaggio giusto.